Tacciti. Mi taccio. Bene, siccome abbiamo ospite Sabelli Fioretti, che tende a essere appunto molto provocatorio nei confronti dei suoi interlocutori quando li intervista o nei confronti degli ospiti della trasmissione, che lei però non fa da solo Un giorno da pecora. No, c'è anche Giorgio Lauro. Non lo cita mai, però. Che saluto, che sta lavorando adesso. Ecco, quindi perché è... poi lui scrive, Piroso non mi cita. No, sì. Non è che lo cito io anzi invito Sabelli a dire... che siete una premiata ditta. Ma Laura è quello del viaggio a piedi? Sì, esatto. Questo signore ha fatto un libro che è un reportage di una sorta di Cammino di Santiago. Sabelli? Vuole dire ad Abate che lei è venuta a presentarlo il libro alla 7? Non lo metto in la dubbio, è sempre, ma era singolare. Usuale, che... cioè non è che... Da dove siamo? Dovresti guardare alla 7 ogni tanto però, non è... Però a un certo punto c'era una foto dove si vedeva il Sabelli e il Lauro con i piedi in una tinozza, ricordo bene. Sì, perché camminavano dalla mattina alla sera. Quanti chilometri avete fatto in totale? 600, erano da Trento a Vetralla. Da Trento a Vetralla, cioè da Masetti di Lavarone, dove io abito, a Vetralla dove sono nato. Cioè, una cosa... Ma lei dove fa base normalmente? Io farei base 6 mesi a Masetti di Lavarone e 6 mesi a Salina, però purtroppo adesso sto a Roma, questo è il disastro. Bene, si comincia a capire la causa della crisi. Sì, mia, non quella di Sabelli Fioretti, che è miliardario niente, in euro. Assolutamente. E comunque, siccome sono tutti gli studio che ho a Parigi. Torniamo a Parigi e per ricordare, ieri sera un nuovo record di Vieni via con me, che è passato dal 30% della settimana prima al 31,60% di ieri sera, con molti ospiti. Meno male, se lo merita, bisogna dire che se lo merita, e anche, voglio dire, risolve il problema della televisione intelligente, no? La televisione intelligente, io faccio la televisione intelligente, per forza faccio il 3, il 2, l'1, no, la televisione intelligente... Può fare anche di più. Basta sia fatta bene. Ecco. Certo, rilevo solo che con i soldi con cui fanno 4 puntate, io faccio esattamente 24 puntate di niente di personale. E che sarà mai? E che sarà mai, uguale, come la casa a Parigi. E a proposito di Parigi, a proposito di Sabelli Fioretti che è venuto a trovarci, e devo dire fino a questo momento non è stato neanche molesto, nel caso lo fosse noi gli risponderemmo Parigi Proietti... Così. Si comincia. Numero un perca. Me romperca. Chi m'arroterca, perciò si me romperca. E qui andava il pianoforte e lui parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto espresso, prima cantando, parlava triste, malinconico, definitivo, amaro, Numero un perca. E finiva sempre così. Numero un perca.
Questo è il cavaliere bianco e il cavaliere nero, sono i due pezzi secondo me più esileranti dei molti. Bene. Lei è affascinata a quale? Quello col giapponese? Lui fa una cosa che fa il giapponese e all'improvviso cambia e canta le canzoni di Frank Sinatra. Dovrebbero trovarle. Sì. Trovatele! Sì. E sti cazzi, contento. Contento? Comunque lui è straordinario. Dovrebbe mettere però una, potrebbe fare un'immagine del Parlamento, così, e poi mettere questo sottofondo di Proietti, ecco. Cambiando, ci avete... Senta, Sabelli, che altro libro sta scrivendo? In questo momento sto facendo un libro intervista. Ma con chi? Con De Magistris. Oh Madonna. È interessante? Sono turbato. Sì, sì. Sì, sì. No, dico. No, è interessante, interessante. Il personaggio è bello, pieno di. Adesso anche queste belle contraddizioni, no? Uno che sta in un partito che dice che gli indagati non stavo per chiederglielo, sì, perché sì. Ho seguito la polemica sui, ovviamente sì. Sui giornali. Cosa è successo? Che lui è stato raggiunto da un avviso di garanzia, sì, perché è indagato? Sì, un po' pretestuoso, perché l'avviso di garanzia è perché non ha fatto certe indagini, l'accusano, l'hanno cacciato. Perché faceva troppe indagini, cioè mi sembra un po' effettivamente. Sì. Però comunque formalmente cioè, il suo lui no, devo dire, il giorno prima stavamo facendo parte dell'intervista e lui mi aveva detto che era sbagliata la posizione dell'IDV, devo dirglielo, era sbagliata sì, perché... Sì, lo ricordo del rispetto, De Magistris è nell'Italia dei Valori con Di Pietro, l'Italia sì. Dei Valori dice se sei indagato... Non devi fare politica... Te devi astenere da tutto. E lui il giorno prima di ricevere l'avviso di garanzia mi aveva detto appunto che era sbagliata la posizione dell'IDV, perché potevano causare, si potevano verificare casi come quello che si è verificato, secondo me già lo sapeva. Probabilmente. Possibile, sì. Possibile. E comunque, in linea di principio, se quello è il principio sancito, sì. Cioè si mettono d'accordo, cioè se fanno delle cose draconiane, poi o le osservano o non le osservano. Sì, capisci però che uno che non ha una grande stima dei giudici, De Magistris è buffo, no? Perché non appartiene a quelli che dicono che i giudici hanno sempre ragione, dice anzi che i giudici sono pessimi, e dice è una situazione troppo delicata e troppo indifesa a quel punto, perché basta che un giudice, basta che uno denunci un altro, è finito, cioè per togliere uno dalla politica basta non solo, denunciarlo. Basta cercare uno che denunci un altro, perché uno magari può anche avere una ragione per denunciarlo, ma magari proprio non ce l'ha. Non ce l'ha, cioè viene niente. In carica, lo so, ma sa che è un argomento vagamente berlusconiano questo, sì. Sì, esatto, sì. Cioè vagamente anche senza vagamente. Talmente logico. Lo so, ma capito, fino a quando non ti tocca ti va bene se tocca gli altri. No, ma non parlo di Magistris adesso, sto parlando sul piano generale. Lui diceva che una cosa è essere imputato, indagato per corruzione di giudici è una cosa, perché hai costruito un appartamento, hai aperto la finestra, non è la stessa certo. Cosa, no? Sono d'accordo, ma è anche vero che se tu sai quante finestre ha aperto Berlusconi, per dire, no? Questa cosa, guardi, io mi infurio. Aspetta a infuriarsi, che volevo dire è anche come chi si scaglia giustamente contro i condoni, perché i condoni, soprattutto in materia fiscale ovviamente, danneggiano due volte quelli che hanno le trattenute in busta paga, quindi pagano le tasse due volte, per se stessi e anche per quelli che non le pagano, quindi tuonare contro i condoni, perché condonare significa dire a uno evadi pure, tanto poi fra qualche anno c'è un bel condono, fai una piccola sanzione, sì, però poi non ne devi approfittare, perché se ti scagli contro i condoni e poi al primo condono edilizio tu ti sei fatto anche una cosetta piccola, hai ampliato un garage eccetera e ti appelli al condono, è come quelli che erano contro il divorzio e erano divorziati, perfetto, per dire, ma noi siamo il paese in cui capito, però se il condono c'è, perché io dovrei fare l'obiettore di coscienza? Anche questo, diciamo. Beh, perché se tu la tua battaglia politica è contro i condoni, sì, quando c'è un condono c'è, non lo usi. Sarebbe ingiusto. Dire, vabbè, però l'hanno fatto. Ti vengo incontro, io sono contrario, per dire, alla politica autostradale italiana. Che faccio? Vado sulle provinciali? Però una volta ti è piaciuta, piaciuta. 15-0 però l'ha detto Panatta, ragione. Allora, nel frattempo il calcio Serie A, il giudice ha comminato 3 giornate di squalifica a Eto'o, protagonista di un gesto che sarà mai l'aveva fatto anche Zidane, sì. Sì, alla finale del mondiale spiegato fra l'altro quel gesto cos'è, che cos'è? Sì, aveva detto che è a rischio mortale la capocciata di Aframma, più quella di Zidane che quello di Eto'o, sì. Della malavita algerina, sì. E no, io un secondo voglio fare un po'
quello serio, sì. Questa cosa qua dietro non è tanto il gesto in sé che è brutto, cioè, è che molti ragazzini che giocano a calcio, che fanno sport, hanno ad esempio questi grandi campioni, per cui l'esempio dei grandi campioni in campo deve essere perfetto, non tanto per la squalifica, perché l'esempio è terribile. Quando si parlava di Maradona, che aveva qualche problema con la droga, non era tanto il fatto, allora come si può drogare, può fare quello che gli pare a un certo punto, finché non... Ma era terribile l'esempio che dava alle giovani generazioni. Ma come gli atleti che si dopano danno un pessimo esempio? Il problema del doping nel mondo è più a livello giovanile che a livello professionistico. Perché se il professionista si dopa, fa un illecito, ma sono affari suoi, è grande. Quando dicono che... Sì, mi hanno raccontato... No, poi questi atleti che dicono io non sapevo. L'atleta sa sempre tutto. Quindi sempre. La droga gliela dà l'allenatore. No, è mica come Scaiola, mi hanno dopato. Ma ormai è un fatto scientifico. Il doping va sì, al 150. Anche Tò l'ha dato la capocciata a sua insaputa. A sua insaputa, e Tò ha dato una capocciata, però pensava fosse... Però ha ragione, fosse... su queste cose secondo me ha ragione, bisogna essere un po' serio. Però devo dire, ecco, chi era che ha preso la capocciata, che non lo ricordo più? Non mi ricordo il nome del... Della vittima. Cesa. Ah, Cesa, sì. Ma hanno detto che è cascato con un po' di ritardo, ecco. No, ma attenzione... la capocciata non era ci vuole, quella di Zidane, ci vuole il talento artistico come Materazzi per andare certo. Indietro con no, la piroetta quella di Zidane poteva essere molto pericolosa quella di Eto'o no sono tifoso dell'Inter ma la Materazzi. Capocciata non è un colpo portuale no? Ma in testa bisogna darla no? sul naso come naso, io ho visto sì. Fare un giorno in Sardegna ve lo posso raccontare un minuto Zidane no? In Sardegna no, eravamo a Olbia perché aspettavamo degli amici all'aeroporto. Il treno, l'aereo portava molto ritardo, siamo andati in... Sei l'unico che va in Sardegna in treno, se ti escono delle operazioni. Siamo andati a prendere con un amico, ci siamo seduti a un tavolino in un barettino fuori, a Olbia. A un certo punto davanti al barettino c'era parcheggiata tra le macchine anche un motorino. Una macchina poi va via, si crea lo spazio di parcheggio, arriva un milanese, c'erano ancora le targhe Mi, cioè un milanese che fa retromarcia con un piccolo SUV dell'epoca, mette la retromarcia... E nel fare parcheggio butta giù il motorino che era di una signora che lavorava in un negozietto lì, la quale è uscita e in sardo, nel senso con italiano, con guarda che cosa hai fatto, cioè, questo milanese scende e non solo non si prende cura della signora, ma a un certo punto le dice pure, senta, della serie proietti, non miro. Da quel bar, da un tavolino accanto al nostro, si è alzato un signore che era la metà del milanese. Cioè il milanese era uno di 1,80-1,85 m, piuttosto. Questo era un signore piccoletto con baffetti, me lo ricordo. Sardo che è andato, gli ha detto: non ti puoi rivolgere così a una signora. Quello l'ha guardato dall'alto in basso, gli ha detto: oh, ma pure te, diciamo così. Anano. Quello non ha fatto un plissé, si è alzato leggermente, ma mi ricordo il gesto, leggermente sulla punta, e gli ha tirato una capocciata qua, e quello è diventato una maschera di sangue, è andato per terra. E sti cazzi, contento. Questa però è mancanza di rispetto per il conduttore. No, la stessa scena, io l'ho vista sì. A Milano in Corso San Gottardo. Sardi? Sì. No, era il milanese no. Che era lo stesso milanese. Va bene. Camparato. Possiamo dire Corso che il Corriere della Sera da domani omaggia il grande Troisi, portatore sano di un virus comico diverso. Da domani con il Corriere il meglio dell'attore tra TV e film, farfugliamenti e balbuzie, solo lui poteva permetterselo. Ma visto che c'è questa iniziativa, perché non vedere, anche qui è una scelta soggettiva mia, vi prego di non commentarla, una delle cose più belle secondo me fatte da Troisi al cinema, vediamo quale. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Tu, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Si paga? Un fiorino! Oh, fermi! Oh, scusi il sacco, do carriere! Vabbè, posso allora... Ehi! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Una, dai, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è caduto il sacco. No, lui l'ha scalettato. Un fiorino. Ma siamo quelli... andiamo, vai. Grazie. Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. C'è uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Oh, guarda, 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 guarda. Non è meraviglioso, io ancora rido come se l'avessi visto per la prima volta. È straordinario. Un film geniale comunque. Geniale. Tutto il film è bellissimo. Fecondazione, voi forse non lo sapete, dopo parliamo anche del caso Carfagna, PDL che tiene banco ancora sui giornali. Soprattutto Sabelli. Soprattutto Sabelli, che è un esperto delle questioni campano-napoletane, diciamo. Però fecondazione, i figli della provetta, dove è Vincenzo? Alla ricerca del padre misterioso, scrive oggi il Corriere della Sera, tutta pagina, le battaglie per togliere l'anonimato sul donatore, il caso di Ed Uben, genitore biologico di oltre 50 bambini, aumentano singole coppie gay che ricorrono all'eterologa aiutata in Italia, eccolo qua, il donatore Ed Uben, olandese, 41 anni e padre biologico di oltre 50 figli. Nel senso che grazie ai suoi spermatozoi sono nati 50 bambini. Mi sembra poco? Non lo so se mi sembra poco, però a proposito di storia, caro Sabelli, mentre lei si occupa di De Magistris, fa il biografo di Marco Travaglio, credo per la stessa collana di libri, sì, probabilmente. Sì, sì. Ma anche di Bondi, voglio dire. Oh Madonna. Sì, sì. Oh mamma mia, ma proprio non si è fatto mancare niente. Della Mussolini. Della Mussolini, sì. Dopo ci arriviamo col caso Carfagna. Però proprio, avete presente che tipo di uomo fosse Vittorio Emanuele II? No. Un bel ragazzo, sì. Ce lo spiega a questo proposito, anche eterologa, fecondazione. Bruno Vespa, ANDP, l'altra sera. Allora, lei scrive Camur come Tremonti, Gioberti come Prodi e l'erotomane Vittorio Emanuele II come chi? E Virginia Vulvadoro di Castiglione chi è? Beh, è la contessa di Castiglione, donna sì. Fantastica. Sì, secondo sì, me, secondo me fantastica, allora, ma Vulvadoro mi ha preso un attimo in contatto. Vulvadoro aveva detto Rattazzi per la verità, sì. Vulvadoro del Risorgimento, ma adesso io non lo so, probabilmente si è anche enfatizzato questo suo, lei fu mandata da Cavour a sedurre Napoleone III, ci riuscì con una camicia verde acqua, che poi lei voleva essere sepolta con questa camicia, ma non so perché non fu sepolta, adesso l'hanno recuperata e l'hanno messa in un museo. Donna, no, scusi, fu mandata da Cavour a sedurre Napoleone III, perché senza Napoleone III noi la guerra indipendenza non l'avremmo vinta, certo. Noi Italia non l'avremmo fatta, tanto per essere chiari. E quindi era necessario avere delle simpatie di questo. La domanda è perché Cavour, fra le tante donne italiane, scelse proprio la signora Virginia Vulvadoro? Perché era una che si prestava alla grande, insomma, ecco. Voglio dire, era una che già a 16 anni. Ragazzi, ma la cosa fantastica è che quando... Era lei che teneva il diario con le lettere, sì, a seconda dei rapporti, che erano in francese però, erano. Che erano in francese, adesso non entriamo nei dettagli, le diverse categorie. I dettagli erano, bacio profondo che stava per fornicare. Diciamo di sì, sì, più o meno, poi con dettagli anche di... Infatti quando lei va in Francia, un suo amante, il conte Poniatowski, le scrive, vabbè, insomma, ti bacio... Cominciò a dire da dove vai, insomma tutto, ti bacio dalla testa ai piedi, sì, ma posso dire, dove... posso, vado? Sì, vada. Siamo in ora protetta? Sì, no, vada, non protetta. C'è, tanto è storia. Ti bacio dalla testa ai piedi con lunghe soste al centro. Sembra una dichiarazione di Casini però non mi fa il paragone con Vittorio Emanuele, che lei a un certo punto come Berlusconi? Dice... Come Berlusconi?
stessa continuità. No, però mi consenta di scriverle. Dice: racconta Carlo Dossi, scrittore lombardo di fine 800, nelle sue note azzurre. Con lui, Vittorio Emanuele II, siamo in fascia protetta, per molte p***ane riprovavano gli spasimi dello sverginamento. Il suo dottore di corte aveva un grande affare per ricomodare uteri spostati. E ancora, quel Giove terrestre, quando coitava, ruggiva come un leone, amava che le donne gli si presentassero nude con scarpettine e calzette, e fumando sigari Havana si divertiva a contemplarle mentre gli ballavano intorno, ma un tratto lo pigliava l'estro venereo e, testuale, le sfondava tutte. Fu chiamato padre della patria non solo perché fu il primo sovrano d'Italia Unita, ma anche perché disseminò le sue terre di figli legittimi e soprattutto illegittimi. Pieroso, mi costringe a ritirare il paragone con Berlusconi. Le sembra poco? Niente, NDP, niente di pornografico, no? No, 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 alle 9:30 di sera ci stava tutto. Certo, non è che la domenica sera uno può seguire ancora. No, se uno non si fa una chiacchierata sulla vulva d'oro, ma la sera che deve fare, no? Ma scusi, l'editore dei suoi libri chi è? Perché non l'abbiamo messo. Aliberti. Sì. Io la paga bene? Guarda, veramente non posso. Non si può lamentare. Sì, guarda, 10 libri, uno studio. Ah, lo studio a francese. Cosa vuol dire a Sabelli? Sabelli, per un attimo ho temuto che si parlasse anche di dimensioni, e mi è venuta in mente l'autobiografia di Claudio Villa, che è un altro personaggio della solitaria. Laura Betti ha detto delle cose su Claudio Villa. Laura Betti disse nel suo libro che Claudio Villa aveva un membro degno dei marocchini. Claudio Villa, nella sua autobiografia Una vita stupenda, disse: so per certo che Laura Betti ha detto questa cosa, devo dire non mi dispiacque che lo dicesse. Di che cosa stiamo discutendo? Non lo so, andiamo in pubblicità, grazie, non voglio neanche commentare.